Giubileo permette alla Chiesa di annunciare al mondo che Dio è sempre disponibile a riprendere il cammino con l'umanità. Questo è il senso dell'Anno Santo della Misericordia nelle parole del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che col presidente del Senato della Repubblica Italiana, Pietro Grasso, ha inaugurato a Roma la mostra Antiquorum Habet, ospitata nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani fino al prossimo 1° maggio. Il titolo dell'esposizione prende il nome dalla bolla con cui nel 1300 Papa Bonifacio VIII diede inizio alla storia dei giubilei. Il documento, in via del tutto eccezionale, è esposto al pubblico grazie al prestito della Biblioteca Apostolica Vaticana, le cui opere affiancano le raccolte librarie e documentarie del Senato. Un tributo importante all'Anno Santo della Misericordia indetto da Papa Francesco, come spiega il cardinale Pietro Parolin. Penso che è un contributo che anche da parte del Senato della Repubblica Italiana si vuole dare a questo avvenimento, a questo evento importante che evidentemente coinvolge l'intera cristianità, coinvolge diciamo la Chiesa universale, ma coinvolge in modo particolare anche Roma, perché è qui a Roma appunto dove i pellegrini convergono, e quindi diventa anche un momento importante diciamo per la stessa città da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista culturale, e sono lieto che il Senato della Repubblica abbia voluto farsi un po' come dire promotore di questa iniziativa per mettere in rilievo anche le ricadute dei vari anni santi nella realtà e nel tessuto di Roma. Il medaglione d'oro contenente polvere e frammenti di foglie di lauro tratte dal sarcofago di Dante Alighieri è un altro dei 500 pezzi in mostra, provenienti anche dall'ufficio filatelico e numismatico dello Stato della Città del Vaticano e dal Museo della Zecca dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Quest'ultimo ha contribuito a rendere nel percorso della mostra una storia giubilare scritta sul metallo. La illustra Silvana Balbi De Caro, direttore scientifico del Museo della Zecca di Roma. Abbiamo ad esempio un pezzo che è particolare perché è una mappa della città di Roma in medaglia, quindi è una guida diciamo quasi metallica che si porta in giro, il turista, il pellegrino se lo poteva portare dietro, ma essenzialmente è una reliquia perché veniva da Roma, lo riportava nei terreni e nei territori di origine, ed era una reliquia perché era benedetta, veniva dalla città santa. È una testimonianza concreta di Roma ed è bellissima proprio per questa visione in metallo di quelle mappe splendide che noi invece troviamo sulle stampe di tutta l'epoca e di cui l'Europa centrale era piena, tra l'altro. Questa è del 1550, quindi l'autore è tra l'altro un grosso incisore, medagliista, amante dell'arte greca, che è Alessandro Cesati, detto il Grechetto, quindi abilissimo nella riproduzione anche di opere di formazione greca, di origine greca. Un'esposizione che offre dunque a pellegrini e visitatori la possibilità di conoscere meglio la storia dei giubilei e, al contempo, un'occasione di approfondimento sul web con la pagina antiquorum-abet.senato.it e una specifica app, lo evidenzia il presidente Pietro Grasso. Il punto fondamentale per noi è la gratuità di questa mostra, nel senso che intanto hanno collaborato volontariamente personale del Senato in pensione, e poi chiunque può entrare con un ingresso libero senza alcun costo, senza nessuna prenotazione. In più, da ogni parte del mondo ci si potrà collegare a questo sito che è stato appositamente creato e si potranno vedere immagini, filmati che ci ha fornito l'Istituto Luce, la RAI, quindi riteniamo di avere messo insieme qualcosa che certamente appassionerà gli esperti, ma anche tutti i cittadini italiani e stranieri che verranno a Roma per il Giubileo.